Titi. Ascarello, truffa cuori, scala re, Ascarello provano ad andare in vantaggio a largo Jenny Inks che ha più all'esterno Silver Wash. Un po' di controllo tra i primi tre favoriti, scala re, Jenny Inks e all'esterno Silver Wash. Poi Akfin dietro a questi ed Ascarello. Poi allargo tutti i truffacuori. Allora vediamo chi va davanti, perché ci sono quattro cavalli. Tra questi, truffacuori, Akfin, scala re e Ascarello precedono abbastanza in linea con Princesa Fanname che è quinto, Silver Wash è sesto. Quando siamo in poi Podelle Buchi in piena curva, scala re, truffacuori, Ascarello, Jenny Inks, Akfin, all'esterno Podelle Buchi, Silver Wash. E Princess of Annam, quando si entra addirittura, Ascarello, scala re, in mezzo alla pista, truffa cuori, i tre provano a allungare da Jenny Inks, Akfin, Silver Wash, con la prima linea questa, scala re, Ascarello, Jenny Inks, truffa cuori, Silver Wash, Princess of Annam, Akfin, Ascarello arroccato in corda su scala re, Jenny Inks. Poi il tentativo di recupero dovrebbe essere a solo di Preme su Ascarello, Ascarello che vince però su a solo di Preme Jenny X Vicini per il secondo e terzo posto per Diego Mochi, Michele Colombi, Ascarello, i colori di Ettore Carletti. Lasciano Vicini per il secondo e terzo, l'8 di Assolo di Breme e il 6 di Jenny Inks, di fuori c'è l'8, di dentro il 6, i due sono molto vicini. Lo specchio ci farà vedere dov'è il muso di quello di dentro. Da queste immagini il muso di quello di dentro non si vede e quindi ci penserà il giudice di arrivo a rilevare il muso di dentro. Vince l'estremo outsider, Ascarello.